La missione 5-6 del PNRR, che richiede coesione, inclusione e salute, le linee guida per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della Commissione ministeriale presieduta da Monsignor Vincenzo Paglia, le linee di sviluppo della legge regionale della Lombardia ritengono le RSA insostituibili, ma così come oggi sono non possono rispondere all'aumento dei casi di demenza, del morbo di Alzheimer e della impossibilità conseguente del sistema a farvi fronte. È quindi urgente ripensare in modo diverso le RSA, così come propone in un articolato documento l'Auser Camuna. Bisogna prendere in considerazione specialmente la fase di passaggio dall'autosufficienza alla non autosufficienza, che è una fase molto critica, dove persone anziane non hanno bisogno di ricoveri in strutture come le RSA, che sono diventate purtroppo dei piccoli ospedali. E una riflessione andrà fatta anche in riferimento alla tipologia di persone che ormai accedono a queste strutture, quasi tutte affette da demenza senile o dal morbo di Alzheimer. Esistono le condizioni perché anche la valle possa essere dotata di uno strumento tipo quello che si è realizzato a Monza, dove l'Alzheimer in fase di disturbo comportamentale venga trattato in maniera non farmacologica, ma attraverso altre tecniche che ci sono e che bisogna mettere in atto. Una seconda proposta di Auser Valle Camonica è quella di ripensare ad una diversa politica abitativa per gli anziani. Va anche ridefinita la modalità con cui le persone anziane vivono all'interno del proprio domicilio, ma in una dimensione che non è più quella a cui siamo abituati. Da qui nasce la sintesi. Le RSA devono diventare Dei centri servizi in grado di erogare assistenza domiciliare e di essere punto di riferimento per le comunità locali, continuando l'esperienza iniziata qualche anno fa della RSA aperta che è capace di integrarsi col territorio e non è solo un luogo di ricovero e di cura. per la fascia di anziani non ancora in condizioni critiche, Auser propone un co-housing sociale a maggiore caratteristica alberghiera e minor aspetto sanitario, garantendo più vita sociale agli anziani con maggiore dignità nelle relazioni. Quelli che non trovano posto nelle RSA dove vanno? Dove sono? Sono problemi che le famiglie si devono molte volte gestire da sole, quindi io direi che bisogna avere un occhio di riguardo e di attenzione verso questo che diventerà un grosso problema sociale. L'Auser è dunque al lavoro su tutti i fronti. Ora tocca agli enti preposti vagliare proposte e dare loro sostegno.